Ciao ragazzi, come state? Finalmente oggi mi è arrivata la Yume Twins Box di settembre. Non vedevo l'ora di aprirla con voi, quindi scusate se sono tornata al vecchio modo di fare i video con l'iPad, perché oggi la telecamera era troppo stanca e quindi la ricaricheremo e insomma, gli altri video saranno con quella. Ero troppo curiosa di aprire la scatola. Allora, apriamola subito. Ho già staccato lo scotch. Come sempre, sapete che il packaging è veramente bellissimo di questa box. Peccato che questo giro mi sia arrivata un po' rovinata. Però, vabbè, l'importante è che tutto all'interno sia a posto. Questo è il classico booklet, come vedete è il volume 4, quindi la quarta box, ed è settembre 2016, ma lo guardiamo alla fine. Allora, iniziamo. Come prima cosa vedo questo peluche di gattino, sì, con la coda, molto morbido. Ecco qua. Sì, semplice, questa volta non gli hanno messo il portachiavi, però è carino. Poi abbiamo un altro peluche. Wow, questo è bellissimo. È una pecorella arancione fluo e questo il gancetto ce l'ha. Che carino. E poi è super morbidosissimo. Mamma mia, che bella. È tipo, come se fosse tipo Ciniglietta, veramente stupenda. No, sto notando che i peluche sono veramente bellissimi, come quello delle altre box. Mi piacciono tantissimo. Quindi questo è favoloso. Mi piace molto di più del gattino, anche se io amo i gatti. Però andiamo avanti. Ecco, a proposito di gatti, questa è una tazza super gattosa. La apriamo. È in plastica, guardate che bella. Col gatto super ciccione. E l'interno è giallo. Bellissima, veramente. È utile poi. Poi abbiamo dei biscotti con il koala e l'interno al cioccolato. Quello di qua, che proveremo in un video proprio su gli snack giapponesi. Poi questa è una blind box pesantissima a tema Sario. Infatti c'è Hello Kitty, My Melody, Burri. Qua ci sono tutti i personaggi che si potrebbero trovare anche in versione oro. Allora, ho trovato Hello Kitty. Ah, ho capito! Quelle sono avete presente le palle, quelle che si mettono dentro la vasca da bagno? Ecco, questa è punto una. E fa. No, aspettate, scusate, adesso ho capito meglio. Allora, è una palla, sì, di quelle che fanno tutto quel, come si chiama, le bollicine dentro l'acqua della vasca. E all'interno c'è un personaggio. Quindi, avendo trovato questa di Hello Kitty, dovrei avere Hello Kitty che fa il bagno. È simpatica come idea. Vi farò un piccolo video così vi faccio vedere come diventa. E ha un buon profumo, tipo di bucato. Buono, buono, buono. Sono contenta. Andiamo avanti. Poi abbiamo questa box di Doraemon. Ecco qua. Questi sono i personaggi che si possono trovare all'interno. A me Doraemon onestamente non è che mi sia mai piaciuto più di tanto. Vediamo cosa c'è dentro. Allora,
abbiamo l'immancabile caramellina, il booklet, ecco qua, con i vari personaggi, e io ho trovato appunto Doraemon versione cagnolino, che è molto carino, sembra che dia i bacini, guardate che simpatico, bello, 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 bello. Sono anche stata fortunata perché tra tutti è quello che mi piace di più. Bene, continuiamo. Allora, abbiamo questo che è dei piccoli gemelli stellati. Non so, non l'ho mai visto. È sempre appunto originale Sanrio. Proviamo ad aprire e vedere che cos'è. Ci sono i personaggi che vanno su, quindi tipo in 3D. E poi ci sono questi fogliettini. Che non... onestamente sapete che non saprei cos'è. Dopo vediamo magari nella box, sì, nel booklet, che ci dice che cos'è. Continuiamo, abbiamo ancora due cosine, mi sembra. Allora, questo è il classico, classica velina. Sì, allora abbiamo questa spugna, che a quanto pare la troviamo in tutte le box di questa marca. Welcome to Tokyo, con questa bimba un po' da sguardo furbetto col cagnolino, e questo è il retro. Sì, è simpatica, era più carina quella della scorsa volta con il gatto, simpatica. Poi abbiamo, ultima cosa, questi Memo, sempre della stessa linea dei due gemellini. Beh, questo non serve che lo apro perché tanto sono tipo sticky notes e poi il not normale. Carino. Adesso vediamo il booklet, così capiamo anche cosa sono quei fogliettini lì. Allora, questa sapete che è il trend del mese a Tokyo, e sono appunto la Nine Art Kawaii, che sono molto carine. Questa la vedo molto scomoda con il pendaglietto, specialmente per lavorare. E questa con l'arcobaleno è favolosa invece. Poi andiamo avanti. Ecco qua il contenuto. Quindi allora, questo è di Doraemon, che erano i vari personaggi, che ho trovato il cagnolino. Poi le sfere da bagno, infatti, eccole qua. Con all'interno si può trovare anche la versione oro, quindi o la versione normale o la versione oro, in questo caso quella di Hello Kitty. Ecco qua. Poi abbiamo questi che non si capiva che cos'erano, dei gemellini. Praticamente qua dice che tutte le ragazze giapponesi ce l'hanno nella borsa del make-up. Ed è, sono dei foglietti con tipo olio, e siccome loro pensano che in diversi posti a settembre faccia ancora caldo, questo serve per diciamo pulire il viso, il grasso magari, che sì, il sudore del viso, e quindi potrebbe essere una cosa utile, cosa che non credo che utilizzerò. Però insomma, loro la reputano una cosa, sì, in Giappone la usano, e quindi hanno pensato che magari anche qua in Italia la si può utilizzare. E poi abbiamo l'asciugamanino, che c'era nelle tre versioni di colore. Quella blu mi sarebbe piaciuta molto di più, però vabbè.
andiamo avanti. Lo snack, ecco qua. C'erano tutte queste varianti. Però insomma, dai, speriamo di trovarne una diversa ogni volta. Poi abbiamo i gattini. C'era anche il gatto nero, ma che carino. Ecco, avrei preferito il gatto nero, visto che io ho un gatto nero. Però dai, il gatto bianco è simpatico. Questa è la tazza di Nekotsume. Quindi c'era con l'interno giallo, che è quello che ho trovato io, e poi l'interno rosso. Le fantastiche pecorelle in quattro colori, carine. E poi i post-it del Little Twin Star. Quindi dai, tutto sommato è stato carino. Andiamo avanti. Ecco, qua abbiamo la tazza, che non si può utilizzare in forno a microonde, però insomma va bene. Questo poi è il photo contest, quindi si può vincere facendo una foto o un video sulla box, si può vincere insomma un premio, 3 mesi gratis di sottoscrizione, e gli altri 5 partecipanti un mese. Si prova, non si sa mai. Andiamo avanti. Invece questo è il... ve lo faccio vedere meglio. Ecco qua. Questo è il premio principale per chi si è iscritto. Viene sorteggiato. E questo è quello che riceverà la persona che viene sorteggiata. Andiamo all'ultima pagina, che parla della Tokyo Treat Snack. Quindi la box che fa sempre parte di questa linea, e però ha solo generi, diciamo, alimentari. E qui c'è anche uno sconto di $5 per l'acquisto della prima Premium Tokyo Treat Box. Quindi se volete acquistarla, andate su questo sito con il codice Tokyo, avrete lo sconto. Ed è valida fino alla fine di ottobre. Eccola qua. Poi questa è la community page, dove appunto gli iscritti hanno mandato le foto della precedente box. E questa è la fine. Spero che il video vi sia piaciuto. Le cose sono carine. Quella che mi piace di più in assoluto è sicuramente questa pecorella, che è strabellissima, super pucciosissima, morbida. E beh, anche onestamente anche la tazza. Ecco, facciamo tac, 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 tac. Ecco, così. Perfetto. Sono felice di aver passato con voi questi 10 minuti con questa box. Spero vi sia piaciuto. Se volete iscrivervi al canale, mi fa sempre piacere. Vi lascio comunque nell'info box anche il sito per acquistare la Yume Twins, che è veramente carina. Nel prossimo mese hanno già dato qualche, diciamo, preview. Ci sarà Snoopy ed Hello Kitty, però vi dico già che io non la prendo, perché non mi piace molto Snoopy e Hello Kitty, quindi salterò un mese. Spero di avere quella di novembre, vediamo cosa metteranno dentro. Vi saluto, un grosso bacione, alla prossima! Ciao a tutti!